Fiera delle Parole di Padova. Fra poco qui a Palazzo della Ragione si parlerà del libro di Giulio Cavalli, L'innocenza di Giulio. Peter, un libro su Andreotti nel 2012, perché? Giulio regalava caramelle. Bene, ho detto che è significativo perché io credo che negli ultimi 2 o 3 anni gli italiani, al contrario di quello che accadeva prima, hanno incominciato a capire che Andreotti non era innocente, ma era semplicemente stato prescritto e che è stato associato a Cosa Nostra fino al 1980, alla primavera del 1980, e hanno anche cominciato a capire che forse i media, anzi certamente i media, per tanti anni non ce l'hanno raccontata giusta. Hanno cercato da una parte di gabolare le prescrizioni per assoluzione, dall'altra hanno cercato di separare i fatti concreti dai fatti che hanno rilevanza penale. Io penso che per selezionare una classe dirigente non bisogna dimandare questo compito ai magistrati. Andreotti non cambia, e gli tanti Andreotti d'Italia, se vengono assolti, vengono condannati, vengono prescritti. Ci sono una serie di comportamenti che dovremmo poter giudicare tutti noi. Andare a pranzo e cena abitualmente con un boss non è un reato. È un reato se tu con quel boss pianifichi degli altri reati, ti associ, eccetera. Ma è evidente che tra un rappresentante dei cittadini, un sedicente tale, che ha frequentazione abituale con boss mafiosi, e uno che non ce l'ha, già il buon senso dovrebbe dire si sceglie quello che non ce le ha, perché poi non è che, per fortuna, finché questo non si trasformerà in un vero stato di polizia, si metteranno microspie ad ogni conversazione. Quello che si dicono in privato nelle più delle volte non salterà fuori. La crisi fa sì che su queste cose si incominci a ragionare. La crisi è sommata a un'altra cosa, la rete. Prima la comunicazione ce la fornivano Berlusconi e la RAI, sostanzialmente, perché i giornali non li legge nessuno e i giornali sono controllati da grandi potentati economici, i rapporti generalmente con la politica, e che quando non sono i rapporti della politica non ti vogliono raccontare quello che accade sull'economia. Con la rete questo tipo di informazioni invece vengono sempre più condivise, e alla lunga le nostre classi dirigenti non potranno che migliorare, anche se alla lunga saremo tutti morti. Non possiamo che chiuderla così. Grazie Peter per il tempo che ci hai concesso. Parole, parole, parole.